L'ex convento di Santa Chiara ha ospitato la mattina dell'11 aprile l'importante convegno di studi e riflessioni incentrato sulla nuova legge anticorruzione, approvata il 6 novembre dello scorso anno, che reca disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Il convegno, che ha registrato la partecipazione di dirigenti, dipendenti comunali, avvocati e amministratori di enti locali provenienti da tutta la provincia tarantina, ha affrontato gli importanti temi promossi dalla nuova legge, che è il prodotto dello sforzo di controllare il fenomeno corruttivo dal principio, in chiave preventiva, così come sottolineato dall'avvocato Leone, tra i relatori del convegno. Certamente l'elemento di novità, come lei ha detto, è individuare l'aspetto preventivo, prevenzionale, oserei dire. Cosa vuol dire? Allestendo un piano in cui le figure, come dire, sensibili che hanno contatto, penso all'ufficio tecnico, all'ufficio dei contratti, devono rispettare, e ci sarà anche un'attività di formazione e di conoscenza, nel senso che l'amministrazione deve diventare una casa di vetro. Nella mia relazione odierna io ho anche affrontato il codice di comportamento, cioè il codice etico previsto anche da una comma della legge 190, che prevede che cosa bisogna fare come dipendente. Prevenzione, trasparenza e promozione della legalità sono gli elementi su cui la nuova legge si propone di intervenire al fine di arginare la piaga della corruzione. La promozione della legalità passa anche attraverso le istituzioni. Secondo lei, avvocato, le persone devono essere rieducate alla legalità e questa legge è utile in questo senso? Beh, parlare di rieducazione è riduttivo perché probabilmente bisogna addirittura educarle. Che ci sia un problema di educazione, e questo naturalmente è sulla bocca di tutti, è nelle cose, però che questa legge sia idonea ad educarle ho francamente molte perplessità, come ho evidenziato nell'intervento. Gli strumenti che sono stati individuati non sono affatto idonei a questo obiettivo. E per quanto riguarda poi l'attività amministrativa, saranno in gran parte di intralcio alla pubblica amministrazione e non raggiungeranno l'obiettivo, sicuramente l'obiettivo prefisso di prevenire e reprimere la corruzione. Un obiettivo dunque difficile da raggiungere se non ci si avvale di strumenti adeguati e di un fronte comune politico-amministrativo che faccia della legalità e della trasparenza la sua bandiera. Si combatte innanzitutto attraverso processi culturali che richiedono tempo, e molta pazienza, attraverso tutte le componenti, ognuno deve fare il suo. La corruzione si combatte non soltanto perché i valori giuridici che ne sono alla base sono fondamentali per una società civile, ma perché oggi più che mai è necessario avere un'azione amministrativa trasparente al fine di poter rilanciare l'economia del nostro paese, del territorio, anche quello locale, ovviamente.